che sono legittime, che io tengo per me, che saranno tenute in considerazione. Però la indicazione prevalente che mi è derivata da questi incontri, in sostanza, vede nel consigliere Catta la persona ritenuta, diciamo, ritenuta non unanimemente, ma con larga condivisione, quella che più di tutte potrebbe rappresentare questo territorio. Io terrò conto di questa indicazione, te lo dico così, ce lo diciamo subito. Quindi, che cosa significa? Che se Foggia, e io mi impegnerò perché questo accada, se Foggia dovesse avere l'opportunità di esprimere una candidatura nel listino, la prima persona di Foggia che io proporrò al presidente Berlusconi sarà il consigliere Gatto, non perché è amico mio, ma perché viene fuori da un discorso al quale hanno partecipato esponenti autorevoli di questo partito, che io ritengo non la totalità, ma che ritengo la maggioranza. Dopodiché poi ci saranno anche altre persone che potrebbero andare in posizione magari non utilissima, ma comunque importante, perché se uno viene chiamato a fare il numero 4 di una lista proporzionale, che oggi con i sondaggi che abbiamo non ha nessuna possibilità di essere eletto, beh, io voglio vedere se poi uno dice no, io non partecipo perché non vengo eletto, o se invece tenendo la responsabilità di dover rappresentare per la quota parte anche in maniera simbolica il territorio o dare il suo contributo, si rifiuti. È un altro discorso. Io credo che voglio ricordare a tutti un esempio che mi è rimasto impresso e che la dice chiara come si deve pensare la politica. Qualche anno fa ci furono delle elezioni politiche quando c'era il Porcellum e l'allora presidente del gruppo regionale Rocco Palese chiese di essere candidato in ultima posizione solo per avere la possibilità di fare la campagna elettorale e dare il contributo alla lista, ben sapendo che mai sarebbe stato eletto. Questo è il principio che deve animare gli uomini e le donne di Forza Italia. Poi è chiaro che se può essere rispettata un'aspirazione, un'ambizione, per carità, è una cosa legittima, ma innanzitutto viene il dovere. Ecco perché dico, si può aspirare, si può anelare ad una candidatura, ma non si può mai dire io ho diritto, non c'è nessun diritto. Quindi questo è il mio modo di operare.